Do la parola alla sindaca Raggi per la replica. Prego, sindaca. Grazie Presidente. Rileggo giusto brevemente il testo dell'interrogazione. Interroga la sindaca Virginia Raggi per conoscere a quale titolo l'avvocato Lanzalone operi all'interno e per conto dell'amministrazione capitolina e nel caso abbia avuto un incarico formale di conoscere le modalità dell'incarico stesso e i relativi compensi. Devo dire che per illustrare questa interrogazione ci volevano 30 secondi. Evidentemente il dono della sintesi non è stato dato a tutti. Allora, l'avvocato Lanzalone ha formalizzato il 10 febbraio, quindi non si tratta proprio di correre ai ripari, una comunicazione con la quale veniva da me incaricato di seguire alcune vicende. In particolare anche quella relativa alla EUR 9 SRL, quindi quella dello stadio. E in particolare in questa comunicazione specificava quanto segue, che ovviamente questa collaborazione si sarebbe formalizzata mediante un accordo comunque con l'assessore all'urbanistica, il quale assessore all'urbanistica si è dimesso e quindi questa collaborazione non ha potuto trovare formalizzazione, la troverà ovviamente a breve, non appena il nuovo assessore, i cui atti saranno formalizzati credo nelle prossime ore o direttamente nella giornata di domani, procederà a questa formalizzazione. Nel frattempo lui specifica che procede ad assistere me e i rappresentanti dell'amministrazione come verrà di volta in volta richiesto, procedendo sin d'ora alla disamina della documentazione rilevante e come già occorso alla partecipazione agli incontri a tal fine organizzati. Per quanto riguarda i compensi, vengono richiamati gli articoli 9,4 del decreto legge 24 gennaio 2012 numero 1 come convertito in legge 27 2012 e l'articolo 13 della legge 31 12 2012 numero 247. Ovviamente la quantificazione era il 10 febbraio, viene rimessa al momento della quantificazione dell'incarico, viene rimessa al momento in cui l'avvocato Lanzalone avrebbe avuto modo di conoscere meglio la materia. È precisa in questa lettera, fermo restando che in assenza di successivo accordo sul compenso dovuto, nulla sarà dovuto né dal Comune né ovviamente dai rappresentanti dell'amministrazione comunale beneficiari dell'attività professionale da me espletata. Quindi credo di aver risposto esaurientemente alla sua interrogazione. Grazie.